Escursionismo, trekking. Escursionismo, trekking. La Svizzera vanta una fitta rete di sentieri escursionistici in perfette condizioni, che si estende su ben 65.000 chilometri, ossia una volta e mezza la circonferenza della Terra. Circa un terzo sono sentieri di montagna e non sono privi di rischi. Ogni anno 40 escursionisti svizzeri perdono la vita e 4.000 si infortunano gravemente facendo trekking. Ciò che sulla carta sembra facile, nella realtà può rivelarsi l'esatto opposto. I sentieri di montagna possono essere molto impegnativi. Chi lascia i sentieri segnalati in giallo per seguire quelli in bianco rosso bianco deve avere una buona condizione fisica, un passo sicuro e non soffrire di vertigini. È importante fare pratica sui sentieri marcati in giallo prima di affrontare sentieri più ripidi, scoscesi e difficili. L'esperta del lupi Monique Walter ha altri consigli utili. Consiglio numero 1. Non andare oltre i tuoi limiti e scegli un percorso adatto alle tue capacità. Consiglio numero 2. Pianifica con cura l'escursione e tieni conto del tempo necessario, delle condizioni dell'itinerario e della meteo. Non dimenticare inoltre che anche per la discesa avrai bisogno di forza e tempo. Consiglio numero 3. Rimani concentrato. Con la stanchezza il rischio di infortunio aumenta. Meglio quindi tornare indietro per tempo e non forzare. Prevedi delle pause regolari, mangia e bevi a sufficienza per ricaricarti. Cosa aspetti? Zaino in spalla e vai! Maggiori informazioni su upi.ch.